Carmini, ospite a Cosenza dell'Auser CGL Cosentina, in questo programma che abbiamo voluto intitolare La cultura accanto, e noi siamo contenti che sia venuto qui e che sarà presentato e converserà con un altro scrittore che si è occupato del sud come Mauro Minervino. Io porrei una domanda un po' per far capire agli spettatori cos'è, ti farei la domanda classica: che cos'è la paesologia, Armin? Letteralmente è l'attenzione verso luoghi, cioè i paesi, che ormai non ricevono attenzione neppure da chi li abita. È proprio andare a vedere le cose come sono, i paesi, senza filtri, senza ansie di denunce né di compiacimento. Vedere come i paesi mutano di giorno in giorno. Tu hai dichiarato in una trasmissione televisiva della RAI che ti pone come una sorta di sentinella. Ci vuoi spiegare cosa vuol dire la sentinella? Perché io so che tu hai insieme condividi con altri gruppi di persone queste battaglie civili sul tuo territorio. Ecco, questa è una domanda, credo che sia importante. I paesi non vanno vissuti come i luoghi da cui bisogna andare via, no? Spesso sono abitati da disertori, da persone che stanno lì ma hanno la testa altrove, soprattutto i più giovani. Bisogna fare la sentinella, cioè bisogna fare la guardia a questi paesi, affinché nessuno appunto faccia altri oltraggi. Sono creature già troppo ferite, già troppo offese dalla storia, per cui se uno sta lì e non fa la sentinella, secondo me è un disertore appunto, è proprio come un corpo ferito che va accudito, perché appunto per evitare che muoia in qualche modo. È proprio un gesto etico fortissimo. Per me vivere in un paese ha un senso fortissimo, è quasi una forma di eroismo oggi. E fa bene allo spirito. Io dico che oggi la vera avventura è stare in un paese e difenderlo. Mille curve per toccarli. Lì si può praticare una nuova forma di turismo, il turismo della clemenza. In questi paesi sicuramente incontrerete qualche impiegato che nella più antica fabbrica del mondo, quella di passare il tempo. Ascolterete storie che non vuole sentire più nessuno. Storie sicuramente più vere e più belle delle oscene vanità proposte dai soliti buffoni infilati nei palinsesti televisivi. L'epoca in politica ci vuole convenzionalmente disposti ad accudire le nostre cose e a lamentarci del mondo che si disfa. Invece bisogna accudire il mondo, e il nostro mondo è questo luogo. Qui deve e può accadere tutto. Bisogna spendere generosamente il proprio tempo, prendere la via della resistenza, farsi partigiani della buona vita, non virtualizzata né omologata. Una vita che tiene insieme la muta lussuria di una rosa e la necessità di un discorso civile. La terra e l'aria, il silenzio e la luce. Non c'è bisogno di parlare di progresso, sviluppo, turismo. Piano piano qui ci si può sfilare dalla morte che accompagna l'Occidente. Le chiese, gli scalini, le logge, questo o quel sedile e il vecchio che ci sta sopra sono cose da guardare quasi con stupore, contemplare e agire. Guardare a lungo le nostre cose e difenderle con fervore. Le nostre erbe, il miele, la carne, le ceramiche, l'uncinetto. Ogni cosa deve essere messa nel futuro con fiducia, con coraggio. Dobbiamo gettarci lontano dall'idea di essere poveri e morenti. E dobbiamo smetterla di mendicare. Basta con i lamenti. Noi possiamo diventare un luogo appartato e accogliente. Un luogo per ritrovare la vita che ormai palpita solo nelle pagine dei grandi libri. Diciamo dei governi nazionali, regionali, provinciali verso le montagne. C'è il dominio della cultura urbana in Italia. L'Italia crede di essere una nazione di città, in realtà è una nazione di paesi, che ha dato le spalle ai paesi. E questo atteggiamento è vissuto, è stato assunto anche dai paesani, che pure loro hanno voltato le spalle ai paesi. Quindi oltre alle politiche dei governi occorre che i paesani credano di più nei luoghi in cui vivono. C'è quindi un intreccio di fattori materiali, ma soprattutto di fattori immateriali. Cioè
una convinzione che anche in un piccolo paese si può fare una bella vita. E allora questa produzione immateriale, quale potrebbe essere per cercare di bloccare quest'esodo? Intanto far capire che nei paesi ci sono tante risorse, non è vero che non c'è nulla, per esempio c'è il paesaggio, i paesi dell'Appennino spesso sono ancora molto belli, invece tu vai in un paese e ti dicono non c'è niente, soprattutto i più giovani, questo è molto pericoloso. Poi ovviamente ci possono essere tante altre attività, penso al telelavoro per esempio, cioè non è più possibile pensare che in un paese non accada nulla. Si può lavorare, si può fare qualsiasi cosa, basta che ci siano dei collegamenti, basta che ci sia un governo che metta per esempio un centro di ricerca in un paese piuttosto che in una città, perché no? Questi hanno bisogno di nuovi residenti, noi abbiamo avuto appunto una lunga ferita, i paesi sono dissanguati dall'emigrazione, occorre non il turismo della domenica, della sagra, il turismo dei 15 giorni ad agosto, occorre ripopolare questi paesi. E questi signori, queste persone che vengono da Nord Africa, arriveranno comunque, cioè meglio che ci predisponiamo ad accoglierle, diciamo così, in maniera positiva, piuttosto che a subire questo. Adesso è inevitabile, dove c'è il pieno a un certo punto si va verso il vuoto, quindi è una legge della natura. Dobbiamo predisporre questi paesi perché abbiamo un grande patrimonio edilizio, però abbiamo un piccolo patrimonio mentale, perché c'è troppa chiusura in questi paesi, dobbiamo aprire le braccia e la mente di questi paesi. Bene.